Perché imparare ad utilizzare un software a fondo, secondo me, è l'arma vincente per diventare un professionista e un creativo migliore. Ciao, io sono Antonio e sono un filmmaker e ho iniziato tanto tempo fa quando ho capito che potevo unire con PowerPoint le figurine della Roma, metterci sotto una musica e creare un filmato. Questa è la storia di come ho iniziato a fare il videomaker. Un giorno ho scoperto che non era esattamente quello il modo per creare dei video, perché quello che creavo non erano dei video, ma erano delle diapositive, facevo degli screen strani per trasformarli in video, poi ho capito che dovevo utilizzare un software per fare video e che non era quella la strada giusta da percorrere e piano piano ho cambiato software ogni volta. C'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono stabilizzato, è stato il passaggio tra Pinnacle, una cosa del genere, c'era un software diversi anni fa che si chiamava Pinnacle, adesso non so se esista ancora, e Sony Vegas, Pro 9 o 8, adesso non ricordo la versione. Quando sono passato a Sony Vegas, ho capito che quello era effettivamente un software di montaggio, perché mi rendeva molto più libero di fare un po' quello che volevo. E soprattutto mi dava l'opportunità di utilizzare i livelli, ecco, io con Sony Vegas ho scoperto i livelli. Ecco, il passaggio tra Sony Vegas e Premiere, che è il software che attualmente utilizzo tutti i giorni per le mie produzioni, è stato veramente traumatico, perché c'era qualcosa che mi bloccava. Quello che mi bloccava era la paura di affrontare uno step successivo. Ecco perché oggi ti sto parlando di questo, dell'ansia, della paura che si vive quando si deve migrare, si sposta il proprio workflow da una situazione comoda, che è quella magari del software che utilizziamo tutti i giorni, per andare verso una situazione nuova che magari potrebbe migliorare il nostro modo di lavorare, potrebbe velocizzarlo, potrebbe semplicemente migliorarlo, quindi portarlo a un gradino superiore in termini poi di resa, di qualità, potrebbe darci delle possibilità creative in più. Tante volte mi trovo a parlare con miei colleghi professionisti di vario tipo che hanno paura di sperimentare un software nuovo. E quello che ho evidenziato in questi anni di esperienza in questo settore è che le paure e i timori sono poi sempre gli stessi, ma non si guarda mai a quelle che sono le possibilità nello sperimentare un software nuovo. Ecco perché credo che conoscere a fondo un software, quindi fare un corso, conoscerlo, girare all'interno del software, fare anche cose lontane da quello che facciamo tutti i giorni, sia poi un'arma veramente veramente potente. Prima di tutto c'è da fare una premessa: il software di montaggio per noi è un po' come la patente per un tassista, cioè qualcosa che non possiamo non avere. Quindi, per quanto mi riguarda, conoscere a fondo un software è la base, è prioritario. Non può in nessun modo ostacolare il nostro lavoro. Quindi, se io non conosco come si cambiano le marce, è chiaro che fare il tassista mi risulterà ancora più difficile di quello che possa già esserlo. Quindi, non conoscere un software, non conoscere a fondo quella che è la base, la nostra scrivania di lavoro, chiaramente rallenta di tantissimo quelle che sono le nostre prestazioni. Quindi il primo motivo per il quale dovresti conoscere un software come le tue scarpe è per la sua spendibilità. Se conosci un software come Adobe Premiere, After Effects, Audition, Pro Tools, Cubase, Final Cut Pro X, DaVinci, adesso ne sto citando i più famosi, hai una marcia in più rispetto ad un tuo competitor o un tuo collega che non sa utilizzare quel software come sai fare tu.